Di Coppa Italia in questo quinto ed ultimo turno. Al Flaminio, facendo le prove generali per la partita di mercoledì in Coppa UEFA contro il Norimberga, i giallorossi hanno battuto il Piacenza per 5-2 dopo aver patito un po' nel primo tempo, quando il Piacenza ha impegnato Peruzzi e si è portata in vantaggio con Madonna al 24esimo sugli sviluppi del secondo calcio d'angolo piacentino. Ordinata ma troppo compassata, la Roma a tre punte sfiora il pareggio con una combinazione Föller-Renato con tiro del brasiliano sul palo esterno. Si trasforma la Roma nella ripresa con Conti, subentrato a Föller, leggermente infortunato, che pareggia con un gran sinistro dopo un'azione di Renato. Renato, che sfrutta la sua velocità grazie ai lanci perfetti di Bruno Conti, ha un altro spunto personale, fermato scorrettamente al limite. La punizione è toccata da Conti per Desideri, il cui violento tiro è deviato dalla barriera in area, dove Rizzitelli brucia sul tempo russo e batte Bordoni. Al 12esimo è già 3-1, palleggio di Desideri che inutilmente Masi cerca di intercettare con la mano, Renato fa proseguire Rizzitelli che segna ancora. L'ex Cesenate, galvanizzato dal gol, segna anche al termine di una spettacolare manovra ispirata da Conti per Desideri, il cui violento tiro è alzato da Bordoni e ripreso da Renato di testa. Sulla ricaduta interviene ancora Rizzitelli e fa tripletta. Poco dopo la mezz'ora segna ancora il Piacenza. Su cross da destra un tiro di Venturi è respinto da Tempestilli, ma riprende Scaglia che realizza. C'è ancora tempo per il gol personale di Renato. Sul 13esimo angolo, battuto da Baldieri, testa di Tempestilli, e mentre Manfredonia impegna Bordoni, Renato segna a porta vuota. Senza Giannini, che sarà assente contro il Norimberga per squalifica, ma con un Bruno Conti in grado di vivacizzare la manovra col suo immenso talento calcistico, la Roma ha verificato il possibile schieramento per la Coppa UEFA. La distorsione alla caviglia mette in forse la presenza di Föller ed ha rilanciato con una tripletta le doti di goleador di Rizzitelli, che sentiamo nelle interviste di Aurelio Adonizio insieme al commento di Nils Liedholm e ad un'analisi col presidente Viola del fenomeno del caro prezzi che sta cointeressando tutte le componenti del mondo calcistico. Fin troppe. Ma su questo caro prezzo bisognerebbe fare una considerazione molto precisa con poche parole. La riduzione dell'imposta spettacolo era una cosa che invocavamo, no? Per arrivare ovviamente alla riduzione del biglietto. Ma è ovvio che la riduzione dell'imposta spettacolo, che serve per portare una grande quantità di spettatori, deve avere l'ambiente adatto. Quindi per arrivare dove tutti vogliono e dove noi in specie vogliamo arrivare, e lo stiamo dicendo da anni, riduzione imposta spettacolo, ma grande capienza dello stadio, stadio comodo. Oggi per esempio c'erano tante donne qui, oggi per esempio io ho visto un'affluenza superiore a quello che mi aspettavo, ma siamo sempre lì. Abbiamo invogliato le donne a portare anche i figli, dopo l'esempio di calma e di serenità.